Un saluto ai lettori di AndroidWorld.it. Oggi recensiamo per voi Chromecast, la pennina HDMI presentata da Google poco più di un mese fa, che serve sostanzialmente a vedere contenuti online sul nostro televisore. Quali contenuti ce lo ricorda la scatola stessa? Sostanzialmente sono i tab di Chrome, per i quali avremo bisogno comunque di un PC, YouTube. Basta l'app per Android, Netflix che in Italia non è disponibile e il simbolo diciamo di Google Play generico in questo momento si riferisce solo a Play Music, l'unica altra applicazione di casa Google appunto ad essere in grado di sfruttare Chromecast. Vediamo rapidamente cosa c'è nella scatola che si apre così ed è una specie di piccolo libro. Troviamo subito ovviamente la pennina, vedete è poco più grande, insomma, nemmeno di un dito. Davanti abbiamo la porta HDMI, dietro la micro USB per l'alimentazione e il pulsante di reset. All'interno della confezione troviamo un cavo micro USB. Abbastanza comodo anche il fatto che ci sia questo strap per evitare che il cavo sporga troppo dal televisore. Una piccola prolunga HDMI nel caso che la pennina non si incastrasse bene nel televisore stesso per motivi di spazio, magari. L'alimentatore che in questo caso è presa USA e che quindi non utilizzeremo certo molto qua da noi. Lo potete comunque sostituire con un qualunque alimentatore per i vostri smartphone, la tensione è piuttosto bassa, 850 mAh, quindi più o meno ogni caricabatterie del vostro cellulare dovrebbe andare bene e il piccolo manuale d'uso. Come si configura Chromecast ce lo dice subito la scatola, è molto semplice in realtà. Pennina da collegare al televisore, se avete anche una porta USB sul televisore la collegate direttamente con il cavo, altrimenti dovete usare l'alimentatore, ovviamente appunto non quello fornito. Accendete il tutto, vi portate su un PC collegato alla vostra rete wireless e andate su google.com Chromecast Setup. Verrà scaricata un'applicazione, che noi abbiamo provato sia su Windows che su Mac senza alcun problema. Non c'è quindi bisogno dell'app per Android che esiste ma non è scaricabile in Italia. L'app per Android tanto in ogni caso serviva solo a configurare Chromecast, poi dopo per l'utilizzo è assolutamente, inutile. Quindi scaricate appunto l'applicazione sul PC, seguite le istruzioni e sostanzialmente nel giro di 2 minuti avrete la vostra Chromecast collegata alla rete wireless di casa e funzionante. È appunto importante avere una rete wireless perché Chromecast, lo sottolineiamo e poi lo vedremo anche dopo, non è un dispositivo per lo streaming diretto di contenuti da Android, ma preleva appunto questi stessi contenuti dal web. Android è sostanzialmente un telecomando che gli dice prendi questo video di YouTube, lui va su YouTube, si collega, prende il video e ve lo fa vedere sulla televisione, ma non riceve alcun tipo di contenuto locale, almeno non al momento, direttamente dal vostro smartphone, tablet. Li riceve in un certo senso dal PC tramite quella funzione che abbiamo detto di casting dei tab di Chrome, che poi vedremo dopo perché è una cosa, insomma, un po' particolare. Spostiamoci quindi al televisore per la prova su strada. Allora, eccoci giunti alla prova TV. Questa è la home di Chromecast sostanzialmente. L'immagine di sfondo cambia da sola nel corso del tempo. La barra in basso colorata, anche quella ogni tanto cambia colore, ma insomma, tutto sommato, questo è ininfluente. Quel che conta è che il dispositivo sia ready to cast. Cast cosa? Lo vediamo subito aprendo l'applicazione di YouTube. Questo è il primo video che YouTube ci consiglia, senza quindi perderci troppo a cercare a giro. Facciamolo partire. Il video è partito, come vedete, solamente sull'applicazione di YouTube. Saltiamo un attimo l'annuncio, ma qua in alto c'è un nuovo pulsante che, se premuto, ha tra le opzioni appunto quelle per selezionare dove riprodurre il contenuto. In questo caso il telefono o Chromecast. L'ultima opzione è presente solamente perché il televisore è già accoppiato con l'app di YouTube, essendo una Smart TV. Lasciamo perdere comunque questo dettaglio, andiamo su Chromecast. Si avvia, come vedete, abbastanza rapidamente l'applicazione di YouTube.
il tempo poi di collegarsi a internet e reperire il filmato, perché come dicevamo non è trasmesso direttamente in streaming dal Nexus 4 in questo caso, e parte subito. Il volume si può regolare in due modi, ovviamente col telecomando del televisore, e se non bastasse anche direttamente da Android con il bilanciere del volume. Vedete a schermo compare questa barra che indica che stiamo variando il volume dal dispositivo. Non è sempre reattivissima, se arriviamo comunque al massimo volume ci dice è troppo basso, usa sostanzialmente il telecomando del tuo televisore. Possiamo regolare il volume anche tramite questa barra qui che compare nella schermata di controllo. Possiamo mettere in pausa il video da Android semplicemente premendo su pausa. Possiamo riprendere la riproduzione. Notate la presenza di una voce coda TV qui in basso, in questo caso c'è solo un filmato. Se andiamo a ricercarne un altro, per esempio eccolo qua, abbiamo un nuovo filmato, ci chiede se riprodurlo subito o aggiungerlo alla coda. Ritorniamo qua, la nostra coda è adesso aumentata e possiamo facilmente spostarci sul nuovo filmato che verrà avviato o quando si giunge alla fine del primo, oppure in teoria premendoci sopra, questo me lo fa rimuovere. Ok, riproviamo, coda TV. Bene, non si avvia con un semplice tap, dobbiamo per forza utilizzare i comandi in alto. Il tempo anche in questo caso di caricarlo e parte. Non c'è veramente più nient'altro da dire, YouTube si utilizza esattamente come al solito, l'unica differenza è che potremo vedere il risultato anche sul grande schermo. Lo stesso discorso vale praticamente per l'app di Play Music. Play Music che potrete usare come volete, in questo caso vi tornerà molto utile se l'avete già fatto il mese di prova con Play Music All Access. Potete cercare un brano sul web e questo più o meno apparirà quasi istantaneamente sul televisore. In questo caso abbiamo cercato i Pink Floyd, selezioniamo il primo brano e come su YouTube scegliamo Chromecast come fonte. Diamogli un attimo di tempo. Ok, anche in questo caso il volume si regola sempre tramite bilanciere o pulsante dedicato. E anche dallo schermo. La schermata rimane questa almeno nelle fasi iniziali. Vedete sostanzialmente c'è l'album art, l'indicazione di tempo residuo. Dopo un po' di secondi dalla partenza del brano, se non farete niente, partirà una sorta di screensaver, eccolo, che vi mostrerà il brano, l'album art appunto più in piccolo, e ogni tanto si sposterà per lo schermo, niente di particolare. Potete ascoltare tutta la vostra musica nel cloud, questa è però una differenza importante da tenere conto. Se selezionate i brani sul dispositivo e provate a riprodurli, sbagliato click, avrete una spiacevole sorpresa, ovvero questa. Unable to play the song, can play sideloaded song remotely. Qual è il concetto, al di là del mio pessimo inglese? Il concetto è che non possono essere riprodotti appunto contenuti locali su Android. Non potrete, cioè, inviare brani che stiano solo sul dispositivo al televisore. In questo caso la canzone Try di Pink era memorizzata sul Nexus 7, su Nexus 4, scusate. Se vogliamo riprodurla sul grande schermo, dobbiamo usare ovvero un piccolo escamotage, ovvero andarcela a cercare sul web, in questo caso tramite Play Music All Access, provare a riprodurla, e in questo caso, come vedete, parte. C'è infine un'ultima cosa che possiamo fare con Chromecast, ma
non da Android. Allora, eccoci giunti su androidworld.it, che in questo caso è visualizzato sul televisore grazie a Chromecast, Chrome e Google Cast. Chromecast è l'Apennina, Chrome in questo momento è aperto sul nostro PC e dentro Chrome è installata l'estensione Google Cast, che sostanzialmente crea una specie di piccolo serverino sul computer al quale Chromecast si connette e dal quale preleva i tab, perché appunto, come abbiamo detto, Chromecast non può ricevere contenuti direttamente, quindi probabilmente viene usato questo piccolo escamotage. In realtà non è che ne ho la certezza assoluta che sia proprio in questa maniera, però conoscendo appunto il funzionamento di Chromecast non è che ci sono molte altre spiegazioni possibili. Possiamo navigare per il sito, lo scrolling non è, come vedete, dei più fluidi, però la lettura comunque è ottima. E navigare, leggere gli articoli sul grande schermo è facile anche scriverli, per curiosità ho provato, e non ci sono grandi problemi. Vi facciamo vedere però una cosa interessante ora, non appena finisce di caricarsi la pagina. Questo intanto è un tab, quindi la funzione di Google Cast può trasmettere solamente un tab alla volta. Se passate al tab accanto dovete interrompere il casting del precedente e passare al successivo. Vediamo adesso il video se parte. Allora, la riproduzione di video, come vedete, è abbastanza fluida. Però tutto sommato questo video qui è facile che sia fluido perché è abbastanza statico. L'audio è abbastanza buono. Vediamo invece che succede ad andare su qualcosa di un pochino più complicato. Si tratta di una funzione sperimentale che però ci è piaciuta molto e che per certi versi è più soddisfacente ancora del cast del singolo tab. Eccola qua, è una funzione che ci consente di inviare l'intero desktop. Ecco, come vedete i margini non sono proprio perfetti, manca qualche cosa agli angoli, sia inferiori che superiori. Queste sostanzialmente sono le due modalità con le quali ci possiamo muovere all'interno di Chrome per inviare contenuti su Chromecast. C'è una differenza sostanziale tra le due, a parte quella ovvia che uno è a tutto schermo e l'altro no, e ve la facciamo vedere subito. Sostanzialmente consiste nel fatto che la modalità a tutto schermo, pur presentando ovvi vantaggi, non consente di usare l'audio. Allora, il video sta partendo. Unboxing di Asus Nexus 7, tablet Android. Ovviamente l'audio che avete sentito veniva dal portatile che ho zittito, il televisore è completamente muto. Difetto che speriamo venga arginato presto, perché comunque la funzione di casting dell'intero desktop è senz'altro molto molto interessante. Questo più o meno conclude quello che possiamo fare con Chrome e Google e Chromecast e Google Cast. C'è in realtà un piccolissimo escamotage che vogliamo farvi vedere, è una cosa molto rapida, cioè se volete un trucco per riprodurre contenuti locali. Allora, ho in questo momento avviato il casting del singolo tab e ho trascinato un MP3 sul tab. Il risultato è che, essendo Chrome un browser molto multimediale, è in grado di riprodurlo. Certo, l'interfaccia è il riproduttore standard in HTML5, che non è nulla di che, non ci farete grandi cose, ma se si tratta appunto di riprodurre un file, che in questo caso era un MP3 che avevo memorizzato sul computer, non ci sono problemi. La riproduzione appunto del file è stata facile e, come vedete, anche immediata. Potete fare la stessa cosa con delle immagini. Questo è uno statico JPEG e anche in questo caso non ci sono assolutamente problemi.
Vi starete chiedendo cosa succede con i video. Beh, allora, con i video non è così facile in realtà. I video in MP4 vanno piuttosto bene. Gli altri no, non potete, diciamo, prendere un qualunque video, trascinarlo nel browser e sperare che magicamente le cose funzionino. Ovviamente la riproduzione di contenuti locali sarà uno dei punti focali dello sviluppo di Chromecast. Al momento non è possibile riprodurre altri contenuti salvo quelli che vi abbiamo fatto vedere, più appunto eventuali video in MP4, ma anche lì dipende un po' dal bitrate e da altre impostazioni. Speriamo appunto che in futuro prossimo, insomma almeno questo autunno si spera, Google riesca già ad estendere questa funzionalità e a permettere la riproduzione di contenuti locali sia da Android che da PC, senza ricorrere a particolari escamotage, perché comunque, come vedete, non è certo comodo riprodurre una serie di immagini in questo modo e nemmeno una serie di brani musicali. Questo è tutto, un saluto da Nicola per AndroidWorld.it.